Buongiorno, buon pomeriggio a tutti e benvenuti al vernissage della mostra Arte nel Cuore. La mostra è appunto una mostra premium che sia l'organizzazione che l'hotel locale, l'hotel Adalesia, hanno deciso di donare a coloro appunto che hanno fatto almeno 5 mostre con noi nell'anno 2022. Innanzitutto voglio fare i complimenti a tutti perché la mostra è bellissima. Ci sono delle opere sempre meravigliose, quindi anche soprattutto quando sono libere, no? Il tema è libero, quindi si vede proprio la diversità da artista ad artista ed è un piacere, ecco. Se vuoi Sì, salutare tu, Fabiana, allora io sì. vi ringrazio per essere presente oggi qui a vedere appunto la mostra, chi è presente, chi non è presente ringrazio comunque per far parte di questa bellissima mostra che è una mostra appunto di una cerchia diciamo un po' ristretta delle persone che durante l'anno appunto ci hanno tenuto in particolar modo a far parte degli eventi BM. E complimenti per le opere perché sono tutte bellissime come sempre, tutte stupende, ecco, una più bella dell'altra. Poi volevo ricordarvi che ci sarà prossimamente la pubblicazione del catalogo, di un catalogo storico del virtual del mio progetto in cui sarete tutti presenti, chi vuole esserci ovviamente non è obbligatorio. Vi ricordo appunto di mandarmi tutto quello che vi ho chiesto, compreso la liberatoria, che sarà poi pubblicato appunto da Montabona Editore e sarà poi messo in vendita dalla casa editrice nelle librerie online. E ci sarà anche quella versione cartacea che negli eventi BM porteremo con noi, perché appunto poi vuole prendere la versione cartacea, ci sarà anche la possibilità. Ovviamente è scelta vostra, ecco. Quindi spero che siate contenti anche di questa novità e anche ringrazio Eugenio Costa, la Montabona Editore, che come sempre ha appoggiato questa bellissima idea e per dare a tutti quanti visibilità, non solo al progetto, ma a ogni singolo artista che ne fa parte. E per il resto lascio ad Antonella la parola. Sì, ecco, soprattutto di questa cosa dell'ebook. Adesso poi con la mostra che faremo a Milano, Eugenio Costa ha deciso di donare anche per i partecipanti a Milano l'ebook della mostra. Ecco, se E magari fare potete una pubblicazione, chiarire ecco. questa cosa perché molti sono un po' spaventati dalla storia dei diritti d'autore, ecco, però non. Ah, ecco, questa cosa la spiego. Quando vi viene chiesto di firmare un modulo di liberatoria dove si cedono i diritti di autore, non vuol dire che cedi la tua opera alla casa editrice, ma che cedi la possibilità alla casa editrice di divulgare l'opera, quindi di mettere in pubblicazione nel catalogo l'opera che avete mandato e la casa editrice può automaticamente divulgare. Perché ho sentito che ci sono state un po' di problematiche, le persone non hanno Sì, capito che. una persona addirittura non ha proprio accettato, quindi Quindi. alcune sono in forza, ecco, quindi dobbiamo tranquillizzare tutti, Ecco, ecco, che. diciamo che se non siete sicuri di un qualcosa, o chiamate Antonella o chiamate direttamente la Montabona Editore e chiedete, fate domande, vi viene poi spiegato il tutto. Quindi non vi preoccupate che se vi viene chiesto di cedere appunto un diritto è proprio della pubblicazione, perché parliamo di una casa editrice, non parliamo di una galleria d'arte, quindi una casa editrice pubblica. Lascio parola ad Antonella. Grazie. E tra l'altro salutiamo anche tutti i ragazzi del virtual che ci seguono, che ci seguono dal web e anche chi ha partecipato a questa mostra che è da lontano, però facendola diretta appunto facciamo in modo che tutti riescano a partecipare anche se virtualmente. Ecco, la mostra sarà aperta appunto da oggi fino al 16 febbraio, sì. Con orario continuato, noi abbiamo messo un orario ipotetico, nel senso che dalle 11 alle 19, ma qui come sapete benissimo l'hotel è aperto già dalle 7 per i clienti dell'hotel che accedono alla colazione ed è fino alle 21 di sera, quindi ecco, diciamo che abbiamo messo un orario ipotetico, ma nel senso se qualcuno alle 20 arriva, le ragazze lo fanno entrare, ecco comunque. Bene, ecco, abbiamo lasciato sempre il quaderno delle dediche appunto per i visitatori, così almeno ci sarà sempre un ricordo anche per le mostre che
mostra premio, infatti abbiamo fatto un quaderno a parte, come non è il solito delle mostre collettive. Anche perché ce ne saranno tante altre. Sì, infatti. Quindi, bene. Ecco, ricordiamo i prossimi eventi, appunto, che il sabato prossimo saremo, quando inaugureremo la mostra a Milano, Olocausto non dimentichiamo, in onore alla giornata della memoria che sarà il 27 di gennaio, quindi abbiamo fatto in modo che la mostra accedesse questa giornata. Ecco, siamo molto contenti che sia stata proprio sentita, perché abbiamo 32 partecipanti, quindi sarà una bellissima mostra. Le opere già le ho viste già solo a video, sono bellissime, quindi poi immagino dal vivo. Ci sarà anche poi una testimonianza di Patrizia Vicari, che sarà ospite per appunto raccontare la storia appunto della sua famiglia, perché purtroppo sono stati deportati, quindi avrà il piacere appunto di fare questa testimonianza. E poi probabilmente ci saranno anche altre. Sì, dobbiamo avere ancora più ferme. Ecco, poi subito dopo saremo qui a Torino con una mostra, doppia. Ci sarà Arte in Mole, l'abbiamo chiamata perché appunto comunque siamo qui a pochi passi dalla Mole Antonelliana, quindi non l'avevamo mai fatto, vi ho detto perché no. Quindi faremo tema libero in sala lounge, e invece qui in saletta, visto che è stata richiesta, è stato richiesto un compleanno a tema nella giornata di sabato 25 febbraio, sarebbe richiesto tema Spider-Man, però per non fossilizzare proprio per forza Spider-Man accettiamo tutti gli supereroi, ecco, quindi le iscrizioni sono aperte ancora fino a fine mese, quindi chi non ha ricevuto ancora il regolamento o vuole partecipare ce lo fa sapere. Poi ci sarà il Museo MIT. Ecco, poi ecco, saremo al Museo MIT a maggio, che è il nostro partner, infatti è molto contento il dottor Forco che alcuni artisti appunto andranno da lui. Adesso poi nel giro di tra gennaio e primi di febbraio invieremo il regolamento, ecco, perché così almeno sapete anche potete anche organizzarvi, e poi anche perché ovviamente essendo una galleria sarà chiuso un mese prima l'iscrizione, quindi ecco, da fare nei prossimi giorni, ecco, il regolamento. E poi ci sarà in futuro una comics estiva a Villarbasse, devo ancora definire tra virgolette con i responsabili se potremo avere uno stand o ci daranno delle grate dove esporre. Sarà chiusa la città di Villarbasse in 2 giorni, e quindi chi vorrà con le opere comics partecipare, poi comunque ci sarà un regolamento, ci sarà tutto, ci sarà anche questo evento a Villarbasse, che è l'unico, diciamo, in zona Piemonte che stanno facendo appunto come comics all'aperto. Ci sarà la Lego ospite, quindi ci saranno più di 46.000 persone che gireranno per la città di Villarbasse, perché verranno tutti gli amatori della Lego. Ci sarà Ciuto che farà un muro dedicato alla Lego all'interno di questo contesto, e ovviamente lo aiuterò a fare tutto ciò, e spero che ci daranno lo stand, però non è ancora sicuro, ma in qualche maniera vi porterò a questa comics con le opere, per chi vuole venire sempre, ovviamente. Appunto per avere il meglio anche per la BM, ecco. Grazie mille. Ecco, quello che volevo dire è praticamente la mostra l'abbiamo impreziosita con un po' di frasi che abbiamo trovato, delle frasi che hanno detto gli artisti sull'arte, ma non solo gli artisti di pennello, ma anche degli scrittori, no? Perché alcuni scrittori hanno detto delle frasi molto belle sull'arte, quindi essendo che era un arte con il... oh mamma, non mi viene più come si chiama, arte nel cuore, ecco, sarà la regista, basta di dire cose, arte nel cuore, appunto abbiamo voluto scrivere un po' tutti ciò che pensavano appunto anche degli scrittori importanti sull'arte, ecco, quindi chi è già qui le può leggere, chi invece ci sta guardando e potrà venire nei prossimi giorni, potrà vedere sia la mostra che la bellissima mostra che c'è, quelle frasi appunto che abbiamo dedicato all'arte.
Poi volevo anche ricordare che ognuno di voi è invitato a scrivere un'intervista per una rivista latinoamericana in Cile, quindi chi non l'avrebbe ancora fatto e ha voglia di farla, vi può mandare appunto una richiesta, io vi mando le domande a sua volta e vi faccio pubblicare sul catalogo, perché non so se magari vi perdete nelle chat, ecco, qualcuno ancora non mi ha mandato l'intervista o non mi ha chiesto, quindi chi vuole fare poi questa pubblicazione mi chiama in privato e facciamo, ci accordiamo, così almeno mese per mese, uno alla volta, vi faccio pubblicare anche lì, in questa rivista. Dobbiamo tagliare il nastro. Dobbiamo tagliare il nastro e dare. Facciamo venire una bimba a tagliare? Vuole venire una bimba? Ecco, visto che abbiamo un po' di bimbi, se ci danno consenso le mamme. No, no. Viene Paola, viene Paola. Sì, viene, dai. Dai, va bene. Viene. Dai, vieni, Desiree, a tagliare il nastro. Noi te lo teniamo. Eccola qua. Eccola. Brava. Ha partecipato a dicembre con il suo bellissimo quadro. Certo, molto bravo. Oh, ecco, allora, per questa mostra abbiamo preparato degli attestati di premio fedeltà per tutti i partecipanti, quindi iniziamo appunto a distribuirli. C'è per Lorena Bonazza che viene qui dai legionari, la salutiamo, Lorena, brava, e grazie mille per la salutità. Poi abbiamo Cesco Diart che è di Umbertide, della provincia di Perugia, anche lui ci sta guardando da lontano. Poi abbiamo Ciuto che è con noi. Writer di Michelino, grazie mille, tutto. Grazie a voi. Poi abbiamo Claudia Ciappino che è di Napoli, e la salutiamo, grazie Claudia. Poi Paola Giovanni Mariut. Grazie. Poi abbiamo Giovanna Cicquera che è qui di Torino, probabilmente non è riuscita a venire o arrivare più tardi. Grazie Giovanna. Poi abbiamo Monica D'Angel della provincia di Rimini, di Mondaino. Poi abbiamo Antonella Elleri della Predifoli, brava, Antonella, grazie. Siamo contenta per tutti, ricordiamo. E poi abbiamo Emily, non so la nostra trovata. Emily, che tra l'altro ha anche incluso la sua prima applauso, Poi abbiamo Stefania Falco di Bolzano, poi premio fedeltà sempre per Letizia Costalussa che è di Milano, poi Fulvia Latini che è qui di Reano, però purtroppo non è riuscita ad esserci. Abbiamo Michela Negazzi di Sant'Antonio di Porto, grazie ancora. Poi Manuela Tassone di Torino, la nostra artista di arte visionaria, bravissima, grazie. Abbiamo lei, la Venier, che doveva esserci, però probabilmente arriverà più tardi, che è di
di Orbassano, provincia di Torino. Grazie Leila. Complimenti ancora a tutti, le mostre sono sempre bellissime, infatti è sempre un piacere vedere le vostre opere, ma già anche solo metterle su, perché tutte le volte che le mettiamo su ci vengono sempre fatti i complimenti dai clienti dell'hotel, ci sono già state anche delle richieste ieri, quindi ne siamo felici, ecco. Sperando che, sì, che si muovano un po' queste acque. Si muovono un po' delle acque anche della vendita, ecco. È un periodo un po' difficile, quindi non è semplice, però può capitare, ecco, di trovare persone che gradiscono l'arte e poi acquistano, quindi non demoralizzatevi. Se avete qualche in più, ho parlato con Antonella, diciamo, proprio dei ristoranti dove vanno le persone più picche, che esperimentano. Ah, va bene, certo. No, la mia idea, perché l'arte secondo me deve stare tra la gente, perché se la si nasconde troppo nelle gallerie poi non la vedono tutti, è meglio che sia un po' in ambienti, come dici tu. In Piazza Solferino, così. Valuteremo, chissà che non sarà una futura un futuro pensiero BM. Riesco. No, nel senso ho detto anche... Assolutamente volatili. Volatili, ma si spera magari anche in un'ospitata, ecco, magari chissà che possano prendere in considerazione appunto di fare una mostra all'interno di questi bei ristoranti a Torino. Insomma, faremo sopralluogo. Oggi andiamo a fare un altro sopralluogo importante a Michelino, quindi ci sarà poi una sorpresa, non so se vi è già spiegato Michelino. No, vabbè, tanto è sicuro, andiamo solo a vedere il locale per tutto. Ad aprile faremo questo evento a Michelino, che è in un posto molto bello, molto grande. Una location abbastanza conosciuta a Michelino, dove fanno tantissimi eventi anche di musica, non solo di arte. Sì, proprio teatro anche. È quasi sicuro, abbiamo anche il patrocinio del comune, quindi ecco, sarà una cosa molto carina. L'evento sarà sulle arti marziali, ecco, quindi vi potete sbizzarrire. E diciamo l'aiuto è anche grazie alla Sisnet Informatica di Aurelio Moroni, perché lui è anche insegnante di karate, quindi ci sarà lui come tramite, ecco, in questo bellissimo evento, che ha trovato questa location dove appunto portare la vostra arte a tema karate. Ecco, ringraziamo molto i nostri partner, perché ci siamo anche da Viso Polpo, che appunto ci aiuta sempre con le sue bellissime critiche, adesso un po' ci ospiterà, già l'avete conosciuto, che appunto ama l'arte e gli artisti. E si spera in futuro che si riuscirà anche ad andare all'estero e tramite lui, quindi Museo Meet, che sarebbe una cosa bella. Abbiamo dei bellissimi progetti. Poi Sisnet Informatica, appunto, che ci ha già fatto un bel regalo, per pensiero a settembre, con la mostra del Tenere Piume messa tutta su internet. Adesso appunto ci aiuterà ad aprile, e invece anche Eugenio Costa che ci sta aiutando con l'ebook, quindi ecco, li ringraziamo tantissimo, siamo molto contenti di avere dei partner che hanno preso proprio a cuore questo gruppo, la BM, il Virtual, ecco, quindi siamo fortunati, diciamo, tra virgolette, abbiamo delle persone che si stanno impegnando veramente col cuore. Bravo anche per voi, che voi siete la nostra. Sì, diciamo, noi ci impegniamo a organizzare. Se non ci ascolta le nostre volte, diventerebbe molto difficile, però vedo che siamo ascoltate, quindi la cosa è bella, ci fa piacere a noi, fa piacere per voi, insomma, le cose spero che andranno sempre meglio. E grazie sempre a voi anche per quello che dico sempre, per la vostra arte, il vostro talento e il vostro impegno, perché comunque lo sappiamo tutti quanto ci va in un'opera a farla. Ma soprattutto gli artisti sono l'anima di questi eventi, perché se non ci fossero gli artisti non ci sarebbero gli eventi. Ecco, quindi l'arte è sempre la mamma che porta avanti questi artisti e noi facciamo il nostro. Ecco. Tutti i pittori siamo uguali. Certo, assolutamente. Non ci deve amare l'arte, perché la vita è una. Bravissima Paola, un applauso per Paola.
mille punti per essere tutti presenti, anche chi ci sta seguendo adesso in diretta. E ci rivediamo poi. Ho dimenticato una cosa. Allora, la Buona Lima in Brasile, la ringrazio anche lei perché appunto ci porta sempre i suoi artisti, e bravissimi tutti quanti. Sta organizzando una mostra in Brasile. Se vi può interessare il discorso, mi chiamate e io potrei un attimino organizzare. Se vi fa piacere partecipare a questa mostra con la Buona Lima e la Universo de las Artes, sono in Argentina e Brasile insieme. Quindi chi vorrebbe fare questa mostra mi chiama e mi metterò in contatto per potersi iscrivere. Mostra è una mostra reale, non è digitale, una mostra dove faranno le stampe delle vostre opere e le metteranno poi in esposizione. Ok, grazie. Grazie mille a tutti e ci risentiamo poi. Su web e noi ci rivediamo a Milano perché ci sarà sabato prossimo. Grazie e buona mostra a tutti.